Potrebbe capitare che acquistando un notebook cinese lo si riceva a casa con la versione di Windows 10 in cinese. È una cosa piuttosto comune, è una cosa che ci è capitata per esempio con il Realme Book Pro 15 2021, che abbiamo recensito un po' di tempo fa, un notebook che con il suo design, il suo processore, le sue prestazioni comunque valeva la pena di acquistare su Banggood all'epoca, ma anche adesso se lo volete acquistare vi lascio il link in descrizione, con il prezzo di riceverlo proprio nella versione cinese. Il problema di questi notebook cinesi che arrivano con questa versione di Windows 10 è che il sistema operativo di Microsoft è installato con la modalità a singolo linguaggio, quindi per tradurli nella lingua che più si vuole non è possibile installare il solito language pack, ma si dovrà utilizzare un'altra procedura molto semplice, ma che se non si conosce, diciamo, va a finire che si fanno danni. È proprio questo l'argomento di questo video. Vi farò vedere come tradurre i notebook cinesi. Lo faremo con un Redmi Book, ma funziona anche con i Teclast, funziona anche con i Chewy, insomma funziona con i notebook cinesi di tutti i brand, con una procedura veramente velocissima che però dovete seguire passo passo, soprattutto per recuperare il codice licenza di Windows 10, che è comunque importante avere anche nei notebook cinesi. Quindi, senza perdere troppo tempo, iniziamo! Per tradurre un notebook cinese in italiano, in inglese o in qualsiasi altra lingua, la prima cosa da fare è recuperare il codice di licenza del sistema operativo. È una procedura semplicissima che richiederà solo un pochino di pazienza e l'utilizzo del prompt dei comandi del sistema operativo di Microsoft. Tutto quello che dovrete fare sarà cliccare sulla barra di ricerca accanto al tasto Start e digitare CMD per far aprire quindi il prompt dei comandi. A questo punto bisognerà incollare la stringa che vedete in sovrimpressione. State tranquilli, in basso vi lascio il link della guida testuale nella quale chiaramente ho inserito tutta la stringa che dovrete solo copiare e incollare. Inserite questa stringa e premuto il tasto invio, comparirà un codice seriale di 25 caratteri ed è proprio questo il codice che dovrete annotare per poi procedere all'installazione di Windows 10. Dopo essersi annotati il codice seriale, mi raccomando, mettetevelo da parte perché questo vi servirà per attivare il sistema operativo dopo la reinstallazione, dobbiamo procedere poi a installare nuovamente Windows 10. Tutto ciò di cui avrete bisogno per questa procedura è una pennetta USB da almeno 8 GB e poi dovrete andare nella sezione dedicata sul sito di Microsoft dalla quale potete scaricare il Media Creation Tool ed è proprio tramite questo tool che poi creerete la penna USB con l'installazione del sistema operativo, una penna USB che sarà avviabile. Scaricato il Media Creation Tool dovrete a questo punto inserire la penna USB e procedere con la creazione del dispositivo per l'installazione del sistema operativo di Microsoft, facendo però molta attenzione a selezionare la lingua italiana o comunque qualsiasi lingua voi vogliate installare nel vostro notebook. Il problema di questo tool è che verrà visualizzato tutto in cinese, quindi è questa la parte del video nella quale vi consiglio di seguire la procedura passo passo per evitare di fare errori e creare quindi la penna USB avviabile. Terminata la creazione della penna USB con l'installazione di Windows 10, a questo punto dovete riavviare il computer ed entrare nel BIOS del sistema. Diciamo che generalmente ogni brand potrebbe decidere di utilizzare un tasto di scelta rapida diverso per entrare in questa particolare sezione, con Redmi Book però basta premere il tasto F2 appena si riavvia il dispositivo o comunque appena si accende il computer. Una volta entrati nel BIOS arriverà un altro piccolo ostacolo, cioè il BIOS molto probabilmente sarà visualizzato in lingua cinese. Niente di preoccupante o di difficile, perché navigando con i tasti direzionali della tastiera potrete arrivare alla sezione nella quale è possibile impostare la lingua inglese del BIOS. Una volta impostato il BIOS in inglese dovrete semplicemente modificare la sequenza di boot del computer dando priorità alla penna USB che abbiamo appena creato e con la quale quindi installerete Windows riavviando il computer. A questo punto il gioco praticamente è fatto, ragazzi, non dovete fare altro che riavviare il computer e se tutto è andato a buon fine partirà l'installazione di Windows in italiano. A questo punto dovrete installare il sistema operativo tramite la solita procedura, facendo molta attenzione a scegliere due voci, chiaramente la lingua in italiano, e di installare Windows 10 nella stessa versione installata sul vostro
vostro computer in partenza. Su Redmi Book, per esempio, c'è la versione home. Fate attenzione ad una cosa però: quando vi chiederà il codice licenza di Windows, non dovete inserirlo, dovete cliccare sulla voce non ho un codice product key e terminare l'installazione del sistema operativo. Terminata l'installazione di Windows 10, vedrete che il computer funzionerà finalmente nella lingua che avete scelto, nel nostro caso chiaramente l'italiano. A questo punto non vi resta che fare due cose. La prima cosa è attivare il sistema operativo. Per farlo dovete aprire le impostazioni, scegliere la voce attivazione e poi scegliere la voce cambia codice product key. Qualora il product key che voi avete inserito non venisse riconosciuto dal sistema, basterà cliccare su risoluzione dei problemi e poi sulla voce attiva. In questo modo i server di Microsoft analizzeranno il codice e lo attiveranno per la versione di Windows che avete appena installato. A questo punto, ragazzi, il gioco è praticamente fatto. Non manca che installare i driver delle periferiche del computer. La soluzione migliore, la soluzione che funziona nel 99% dei casi, è quella di aprire Windows Update e far scaricare tutto il necessario direttamente dal tool di Microsoft. In questo modo verranno scaricati non solo gli aggiornamenti di Windows, ma anche le ultime versioni dei driver di tutte le periferiche che sono state trovate dal sistema operativo nel computer. Qualora invece Windows Update non dovesse trovare tutti i driver, cosa molto difficile, se posso dirvi la verità, beh, dovrete scaricarli dal sito ufficiale del produttore del vostro computer e in questo modo avrete tradotto un notebook cinese, nel nostro caso in italiano, o comunque in qualsiasi lingua voi vogliate. E ragazzi, questo è quanto. Questa è la modalità più semplice per tradurre un notebook cinese in qualsiasi altra lingua. Se avete dubbi, mi raccomando, chiedeteceli. Chiaramente in descrizione vi lascerò tutti i link necessari per far sì che possiate portare al termine la procedura nel modo più veloce e senza fare errori. Se non l'avete ancora fatto, registratevi al canale e attivate la campanella. Io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video su Jitsi.